situazione a sinistra, io sono sulla metà campo, spesse volte mi perdo. No, non mi perdo perché molte volte dico cioè, l'azione diciamo dalla mia parte della mia linea laterale, quindi sì, magari devo vedere se esce o meno. Quindi... Benissimo. Secondo te è più importante perdersi una rimessa laterale alla tua sinistra o perdersi il fuorigioco che può fare il gioco? Senza risposta da solo. E l'osservatore, che ne stavamo parlando prima, è importante che lo sappia. Perché a volte ci sono delle cappelle disumane, esce un articolo, un mio articolo sulla rivista Davide, leggetelo, sulle rimesse laterali che sono spaventose. Ho sbagliato una rimessa laterale, cosa succede? Ma andiamo a vedere perché l'ho sbagliato, perché c'è. O sono rincoglionito o non sono capace, ma non è il nostro caso, oppure mi devo gestire la priorità. La mia priorità è guardare a sinistra perché la mia palla esce a sinistra e io non so che magari tiro sulla ballerina e ancora mezzo metro dentro e sbaglio, oppure perdermi un fuorigioco di mezzo metro. Tutto qua. Allora, ci sono quelle volte che ti puoi permettere di guardare a sinistra perché lo sguardo camaleontico che devi avere, devi sempre puntare al penultimo difensore, perché sai già che non ci sono attaccanti, quindi qualsiasi cosa che succede puoi perdere l'allineamento, ma tanto non ci sono attaccanti, chi se ne frega. Ma nel momento in cui noti che c'è un'azione di velocità e c'è sai di attaccante in corsa e tu guardi a sinistra e ti perdi fuori gioco, no, non mi guardare a sinistra.